2 anni fa ancora Salvini era aggrappato, anche forse inebriato dai sondaggi, adesso invece non più, oppure è così perché 2 anni fa i sondaggi andavano a gonfie vele e invece adesso stanno subendo una sorta di rinculo? Ritengo che in questo governo Salvini ci stia esercitando una grande certosina pazienza, perché è evidente che molte cose non gli possono andare bene, ma questo è il ruolo che ha accettato di svolgere all'interno di un governo che è completamente diverso da quelle cose che lui ha in testa. Ritengo anche, per tornare a quella lieve polemica sui due ministri, sui ministri che si sono astenuti, che i 3 ministri della Lega avrebbero dovuto astenersi anche sulla politica del Green Pass, anche su quella, perché non corrispondeva alla linea del partito e del segretario, almeno secondo me. Detto questo, nel 2019 i sondaggi era prima del Covid, non facciamo paragoni con cose da prima del Covid a dopo il Covid, non facciamo paragoni sul crescere oggi di un'opposizione che in qualche modo va incontro alla rabbia nazionale legittima e giustificata, okay, e sulla fatica, finisco, di stare dentro contro questa rabbia. Io personalmente, tutte le volte che nel 2019 ho incontrato Matteo Salvini, fino ad annoiarlo gli ho detto: stacca la spina, lascia questo governo, che a me era piaciuto all'inizio, certo, perché non è possibile, e l'immigrazione non c'entra. C'entra la politica a Bruxelles, c'entra il MES, di cui non abbiamo più, certo, sentito parlare. Diciamo che Salvini sperava di poter capitalizzare quel consenso a delle elezioni che continuava a chiedere, e alla fine il no più clamoroso gli è arrivato da Sergio Mattarella. Certo. Ho pochi secondi, Riccardo Barelli.